stiamo dirigendo verso l'aeroporto. E niente, io ho già litigato con la tizia che conduce il volabus, perché adora ritardata praticamente. Io sì, sono ritardata per non darmelo, per non dirmelo. E niente. Ha sbagliato lei. Cioè, ha sbagliato lei, però poi ha dato la colpa a me, mi ha detto io che ne so. Che si è incazzata lei, sono io che ho pagato 5 euro in più, lasciamo stare. E niente, quindi ho pagato l'autobus per qualcuno che non vuole pagarlo, fa niente. Ora stiamo facendo un tipico pranzo genovese con pizza di avola, focaccia a formaggio, focaccia con la cipolla e una tortina e frutti di bosco. Ok, siamo saliti sull'aereo. Mirko è là. Siamo lontani, però fa niente. Stiamo arrivando. Siamo arrivati in aeroporto. Benvenuti in Sicilia. Vabbè, è la pubblicità della Penny, però almeno si vedeva dove siamo arrivati. E welcome to the reign of Italian pistacchio. Questo già mi piace di più. Ora siamo su Alibus e ci dirigiamo verso il Duomo. Per questa vacanza abbiamo deciso di utilizzare anche una macchina in seggetta per essere più vintage come la nostra vera età. Questa è la statua dell'elefante che è il simbolo di Catania. Carino! Questo invece è il Duomo e lì c'è la cupola dove andremo, dove ci sono quelle persone. Ora noi andremo lì. Questa è la badia di Sant'Agata, dove ora noi andremo nella cupola. Ok, sono 100, se non mi commuore, sono 170 scalini, ora ci apprestiamo a farli. Ce l'abbiamo fatta, io ho dovuto fermarmi perché sto letteralmente morendo e una signora mi ha detto "Take your time, don't worry, you'll be fine." Niente, scherziamo, ci sono altre scale. E se sta arrivando qualcuno giù, si attacca al cazzo. Ok, ce l'abbiamo finalmente fatta. Forse se non spuntano altre scale. Porca miseria. Fa anche le foto, tanto me le faccio. Sì, ovviamente stavo facendo un video. Sì, è stato riferito. E ora invece prendiamo l'ascensore per scendere. Perché io col cazzo che mi rifaccio quelle scale. Ah, che bello, guarda. Ora pensa alle scale che stai facendo. Goduria. Ora siamo seduti nel bar del Duomo e stiamo aspettando per prendere i cannoli. Sono arrivate le spremute e questi sono i cannoli. Uno al pistacchio e uno al cioccolato. Questi sono i dolci che ci sono nel bar. Questa invece è la parte salata. Adoro. Il pedino sexy è a Catania e si fa investire. Allora, qui c'è la nostra stanza, in questo corridoio strettissimo in cui io con lo zaino nemmeno ci passavo. E praticamente la nostra stanza è tutto. Nel senso che noi chiudiamo la porta giù e qui c'è il bagno. Ok, e poi qui si fa tutto il corridoio e c'è la camera. C'è la camera e poi qui ci ha messo delle brioscine per fare colazione. Però in realtà giù, poi domani vi faccio vedere, c'è la cucina e ci sono delle tortine, delle cose, due o tre cosine ancora in più. Allora, visto che la colazione non è un granché, abbiamo deciso di andare alla cieca e di prenotare una box dove ci dovrebbe essere prodotti per la colazione, così da avere la colazione pronta per domani. Abbiamo esattamente 6 minuti per arrivare e niente. Box gigante presa, ora torniamo in hotel, la spacchettiamo e poi andiamo a mangiare. Vabbè, fatto le cose. Questa è la strada dei gay. Scherzo, lo apriremo dopo perché Mirko si è offerto di andare lui e chi sono io per dire di no.
Micio! Micio! Non ho la coda, scusa. Non ho la coda! Micio! Quindi non tagliare la mozzarella. No, ok. Queste sono le pizze. Amo! Cannone, qua ne parliamo. Abbiamo preso il dolce, il tortino caldo al pistacchio e tipo una montagna di frittelle al pistacchio e Nutella. Non sapevamo fossero così tante. E niente! Abbiamo dato la foto a Serena. Allora, questo l'abbiamo finito e io dico, cioè, spaziale. Queste non ce la facciamo più, a parte che il cioccolato non mi piace, sinceramente. Però il pistacchio invece era spaziale. Questo me ne sarei mangiato 12. Ma questo vuole la grigia, la panna azzurra. Sì, mamma mia, mi ha mangiato così porci. Però sto facendo un'overdose di pistacchio e non me ne vergogno, non me ne pento. Vorrei far notare l'ambientazione da favelas dove si trova il nostro hotel. Entriamo qua dentro e poi c'è l'ascensore. Questa invece è la cucina. Ci sono delle torte in scatola, dei cereali, lì c'è per fare il caffè. E poi qua c'è il frigo bar dove c'è tipo il latte, il succo, queste cose qua. Allora, adesso apriamo il pacco. Sperando che ci sia roba per la colazione. Non sbirciare, apri tutto il pacco. Direi che ci sono cose per la colazione. Dio. E anche amo. Cose per extra colazione. Extra. Queste non me sono fritti. Queste sono pizze. Amo, domani faremo colazione per bere. Ma sa che come dolce c'è solo questo, mi sa. E queste qua, no? Non lo so. Queste sono solo le brioche. Può essere. Boh, vabbè. Sì, queste direi sì. Queste due sì, e queste direi che è tutto dolce. Quanta roba, però. Vabbè, niente, questi troveremo il modo di utilizzarli. Buongiorno, alla fine abbiamo deciso di fare un mix con il succo dell'hotel, due tortine dell'hotel, Mirko che muore e la brioche. L'altra brioche dolce era l'uvetta, quindi abbiamo abolito. Delusione totale e niente. Ciao! Siamo alla Coop per comprare i sacchettini da freezer per metterci dentro le cose che abbiamo avanzato, perché alla fine abbiamo mangiato praticamente 2 cose su 10 e non sappiamo come metterle in borsa, quindi ora cerchiamo l'acqua per bere e poi ce la andiamo. Mentre andavamo alla Coop siamo stati attirati da questo negozio di roba americana, quindi ora entreremo e vi farò vedere. Hanno 1000 tipi di Oreo, KitKat, Twix, Mars, Snickers, tutta la roba della Kinder, poi tutte le bibite strane, la Nutella. Madonna, questo è il reparto Milka, tutto il reparto Milka. Poi qua ci sono queste bevande che in realtà avevo trovato anche nei negozietti, quelli da me, questi qua, quelli cinesi, però questo me lo trovo, tutte le bevande della Chupa Chups, la Coca-Cola, le Monster che vabbè non piacciono, poi sempre Monster, vediamo poi cosa c'è, goleador di tutti i tipi, bibite varie, qua i Reese, qua tutte le caramelle sfuse, poi qua c'è vabbè delle caramelle, sempre caramelle, Grisby. Qua c'è la roba cinese, coreana, queste cose qua. Qua alcune cose le ho viste già nei negozietti. Qua ci sono invece popcorn, marshmallow, cioccolatini. C'è un po' di tutto qua dentro. E poi qua ci sono le Lay's e poi c'è la parte dedicata al caffè e alle bibite, come si chiamano, mi hai detto, queste bibite? Santero. Abbiamo detto prendiamo l'autobus, non c'è da sapere l'orario, cioè ti scrive cosa passa ma non a che ora. Niente, alla fine abbiamo aspettato un quarto d'ora inutilmente perché l'autobus non è passato, quindi ora andiamo a piedi. E ecco qua, no, non c'è, dov'è? No, c'era una micia. È andata, aspetta, questa ti ha guardato sconvolta.
Questa è la chiesa di San Nicolò, l'arena, d'arena? L'arena. D'arena. Dentro è carina, fuori fa veramente schifo, però dentro ci sono tutti questi cosi dorati e poi c'è in fondo quell'affare lì che non è male. Allora, volevo vedere il monastero dei Benedettini, ma si può vedere solo su visita guidata, dura 1 ora e 20 e non avevo tempo. Quindi questa è una delle cose che sarà nel prossimo viaggio a Catania, quando avremo un po' più di tempo, avremo meno cose da vedere. Ora ci stiamo dirigendo verso una pasticceria perché non abbiamo ancora preso il caffè e vogliamo prendere una cosa che io desidero con tutto il mio cuore, sacrosanto. Ecco la pasticceria, ora entriamo. Devastata perché non hanno l'iris. Devo assolutamente trovare un posto che lo faccia. Abbiamo deciso che proviamo queste crispelle al riso con il miele. Eccole qua! Ora siamo in coda per il teatro romano e io non ho ancora trovato un iris. Ok, questo è il teatro romano greco, non ho ben capito. Oh, ma è minuscolo! No, c'è la mamma adatta con i gattini! Ma siete bellissimi! Palesemente video tua mamma. Palesemente. Ma siete stupendi! Ora siamo in un locale dove mangiamo gli arancini. Abbiamo preso. Allora, io ho preso l'asinello. Mirko sta morendo. Non mette a fuoco. Perché non mette a fuoco? Vabbè. L'asinello che è panatura di pistacchio. Mortadella. Dai, non metto a fuoco. Oh, provo la fumicata e crema di pistacchio. Poi Mirko ha preso l'anerano, panatura panko, zucchine in 3 consistenze, speck e ragusana a cubetti, fondute di parmigiano. Poi entrambi abbiamo preso il cardinale, che è panatura pistacchio, riso aromatizzato al pistacchio e alla cipolla, fondute di pistacchio canusciuti. Provo la fumicata. Sono arrivati! Cioè, Mirko ha assaggiato l'arancino. C'è la pelle d'oca, ragazzi. C'è la pelle d'oca. È questo l'arancino in questione, cioè non so di cosa stiamo parlando. Cioè, quello è l'arancino ormai finito di Mirko, che era molto buono, però questo è il mio, cioè di cosa stiamo parlando, raga? Cioè, dai. Io ho visto il trenino e ovviamente ho detto a Mirko, non possiamo non andarci sul trenino pazzerello. Stiamo andando velocissimi. Candy shop! Dobbiamo prendere qua l'autobus, mettiamo qua! Velocissimi! Allora, siamo scesi dal trenino panzerello. E carino, carino. E sta piovendo, io gli occhiali da sole, però vabbè. E sì, ora il nostro uomo aprirà l'ombrello. Ok. E volevamo darvi 2 informazioni. Allora, la prima è che quella chiesa orrenda, quella di Antonio, lì cos'era? San Nicolò. Ce l'ho con Antonio. E San Nicolò era incompleta perché aveva problemi di soldi e perché pensavano che non avrebbe retto, quindi... Bene. Ecco. E poi la cosa più importante è che il teatro greco-romano si chiama così perché quegli stronzi dei romani hanno preso le fondamenta dei greci. Lo sai? Io l'ho sempre fatto. E... vabbè, quei malandrini dei romani hanno preso le fondamenta dei greci e hanno costruito sopra il teatro, da qui teatro greco-romano. Ecco, ora vi faccio vedere il trenino pazzerello che passa. Sotto la pioggia, ma questi sono i giardini bellini. 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 E là c'è scritto... maggio 2022. Un altro micio! Non riesco a zoomare. Un altro micio! Catania è piena di mici. Allora, non c'era l'iris, quindi abbiamo preso 2... come si chiamano? Ricci al pistacchio. E ora li assaggiamo. Ora entriamo da Miniso, che è un negozio che vende tutte cose molto carine e inutili. Abbiamo preso la granita, pesca, fragola con brioche. Ora ci stiamo dirigendo verso l'Art
District. Allora, questa è la parte d'entrata, diciamo, di San Berillo District. Poi c'è questa parte qua, molto carina, con le piantine, e ora ci dirigiamo verso di qua. E poi infine c'è questa parte qua, con una bicicletta appesa, diceva Mirko, quella scritta motivazionale lassù. Mirko che mi fa perdere la motivazione, delle scritte qua e tutto il resto. E questo micio non scappa perché è un disegno. Ora siamo sull'Alibus e stiamo cercando di acquistare il biglietto. Ora vedremo se diventeremo miliardari. Sì, non dobbiamo bere perché dobbiamo consumare 300 bottiglie d'acqua. Niente, abbiamo perso. E Catania non ci ha regalato gioie. Ragazzi, in aeroporto l'ho trovato. L'iris al pistacchio. Mamma mia! Mi sono messa al piano dell'aeroporto e tutti mi guardano, ma io non so suonare. Ora siamo in aereo, io sono qua e lui è qua dietro. Quindi ci vediamo a Genova. Ok, siamo a Genova e si conclude qui il nostro viaggio. Ciao. Ciao. Ciao, alla prossima.